Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi come preparo in casa il latte vegetale. Questo l'ho fatto stamattina ed è latte di nocciola. In questo video vi mostrerò come ho realizzato questo, il latte di mandorle e il latte di pistacchio. Ve ne avevo già parlato su Instagram e in tantissimi eravate rimasti incuriositi, in particolare dal mio latte di pistacchio. In realtà è super super semplice preparare queste bevande vegetali, non soltanto sfiziose da bere così o magari con l'aggiunta di cacao, qualche spezia, abbinate al tè, al caffè. Questo l'ho provato stamattina, ci ho fatto il cappuccino ed è buonissimo, mentre ad esempio il latte di pistacchio non mi piace abbinato al caffè, ma ci faccio molto spesso le crepe. Io in particolare faccio il latte vegetale fatto in casa perché lo utilizzo tanto per i dolci o appunto da abbinare con caffè, tè e così via. Quindi se siete curiosi spero che questo video possa esservi utile, oltre a mostrarvi poi come realizzare la bevanda vegetale vi mostro anche che cosa ne faccio io della polpa che rimane, del residuo diciamo, delle mandorle, nocciole e pistacchi. Partiamo con il latte di mandorle. Per prima cosa ho lasciato a mollo 60 g circa di mandorle per tutta la notte utilizzando della semplice acqua fredda. La mattina seguente ho scolato le mandorle e le ho messe in un frullatore assieme a mezzo litro d'acqua, un pizzico di sale rosa e un cucchiaino di miele. Una volta frullato è tempo di filtrare. Potete utilizzare un filtro da caffettiera, un filtro metallico. Io in questo caso utilizzo un sacchetto di cotone. E questo è il latte di mandorle che ho ottenuto. Si conserverà in frigo fino a 4 giorni. Cosa fare con la polpa rimanente? Con quella di mandorle mi piace fare un crumble. Stendo la polpa su una teglia da forno, aggiungo un po' di zucchero e un po' di avena e cuocio per 180 gradi finché non sarà tutto uniformemente cotto. Il segreto è muovere la polpa più volte durante la cottura. Passiamo ora al latte vegetale a base di pistacchi. Anche in questo caso ho lasciato tutta la notte i pistacchi a mollo in acqua. Ho utilizzato circa 80 g di pistacchi. Li ho messi nel frullatore con mezzo litro d'acqua, un cucchiaino di miele e un pizzico di sale rosa. Anche in questo caso ho deciso di filtrare il mio latte con un sacchetto di cotone. Guardate che bel colore verde che è il latte di pistacchio. È strepitoso. In questo caso con la polpa rimanente decido di fare dei cracker salati. Aggiungo un filo d'olio, paprika dolce, paprika piccante, origano, sale e pepe. Voi potete utilizzare le spezie che preferite di più o semplicemente lasciarli al naturale o salarli. Ho steso poi il composto su una teglia da forno e inciso le sagome per i cracker. Ho infornato per almeno 20 minuti a 180 gradi e questo è il risultato. Molto croccante e super goloso. Ultimo latte per oggi, latte di nocciola. Di nuovo ho lasciato a mollo 70 g di nocciole per tutta la notte in acqua fredda. La mattina seguente ho scolato le nocciole frullate con acqua e sale, in questo caso non ho aggiunto del miele. E ho voluto provare la mia caffettiera per filtrare il latte. È un metodo sicuramente più veloce, non vi sporcate le mani e fate meno casino in cucina. Ed ecco qua il latte di nocciola. Questo è buonissimo abbinato al caffè, potete farci un cappuccino perché è un latte che monta, fa un po' di schiuma, oppure potete utilizzarlo per fare della cioccolata calda o aggiungere del semplice cacao e quindi aromatizzarlo. Con la polpa di nocciola in questo caso ho deciso di fare dei biscotti. Stavo già preparando dei biscotti molto semplici al burro a cui ho aggiunto 100 g di polpa. Con la restante polpa ho fatto un semplice crumble. Questo è il risultato finale, non i biscotti più belli che io abbia mai fatto, ma sicuramente molto molto buoni. Come avete visto è super super semplice e potete personalizzarlo mettendoci più o meno miele, io molte volte non lo aggiungo, mentre il sale tendo a metterlo sempre. Qua sotto in descrizione vi lascio poi anche la ricetta per il latte di Anna Cardi che prepara mia sorella. Spero che questo video possa esservi utile, mi raccomando fatemi sapere nei commenti se anche voi avete provato a fare il latte vegetale fatto in casa e soprattutto se avete provato a fare il latte d'avena, perché io ci ho provato ma non mi viene mai come vorrei, risulta abbastanza colloso, soprattutto se lavorato troppo con il frullatore. Ancora non ho trovato una ricetta di cui sono pienamente soddisfatta, quindi se avete dei consigli in tal senso, perché il latte d'avena mi piace molto, mi raccomando sganciate i vostri preziosi consigli. Scherzi a parte, di nuovo spero che il video possa esservi utile e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!